Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, il termine è comunemente usato come equivalente di incidente fisico per indicare infortunio, disgrazia, sinistro, incidente domestico, incidente stradale, incidente aereo, incidente marittimo. Può altresì indicare un incidente di percorso, cioè un evento o fatto casuale che, pur costituendo un momento negativo, una battuta d'arresto o un temporaneo ostacolo, sostanzialmente non cambia il regolare progresso di un'attività intrapresa. L'incidente si colloca quindi come gravità tra il fatto accessorio o incidentale, in inglese incident, un evento casuale che turba il corso degli avvenimenti, non necessariamente in modo negativo, inclusi guasti e avarie di modesta rilevanza, e la catastrofe, terrificante incidente stradale la scorsa notte, tra giovedì 26 e venerdì 27 gennaio, a Fonte Nuova, in provincia di Roma. Nel sinistro hanno perso la vita 32enni Valerio Di Paolo, Alessio Guerrieri e Simone Ramazzotti, due ragazzi di 17 anni Flavia Troisi e Giulia Sclavo. Ferito gravemente, invece, un altro giovane di 22 anni. Secondo le prime informazioni, riportate dal quotidiano Tiburno TV, i sei ragazzi stavano rientrando in casa a bordo di una Fiat 500 dopo aver festeggiato il compleanno di una delle vittime, Flavia Troisi. Per cause ancora da determinare, lungo via Nomentana, la vettura si è schiantata prima contro un palo dell'illuminazione, successivamente contro un albero e, dopo l'impatto, si è ribaltata. Immediato l'intervento di diversi mezzi del 118 e dei vigili del fuoco. Al loro arrivo i soccorsi non hanno potuto far nulla per quattro degli occupanti dell'utilitaria, deceduti per le gravi lesioni riportate. Gli altri due sono stati trasportati in ospedale d'urgenza. Giulia Sclavo presso il Policlinico Umberto I di Roma, dove è morta all'alba.